In questo momento sto sperando che il cellulare con cui sto filmando non cada, perché è in una posizione alquanto precaria, perché è in pratica impilato qua sotto, non lo vedete, ma c'è il mio dizionario di latino. Per farlo stare in piedi sopra il dizionario di latino, ci ho messo il dizionario di greco inclinato. Il disagio di una classicista che vuole giocare a fare la youtuber. Hello, guess who's back? Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sapete chi sono se avete visto già i video precedenti. Se non li avete visti, invece, andatevi a vedere prima di vedere questo. Grazie mille. Questo video che cos'è? È un haul, fondamentalmente un haul normale. Un haul di tutti quelli che vedete su YouTube. In pratica, in questo haul ci sono tante, tante, tante cose random. Non è che solo di vestiti. In questo haul ci saranno quindi sia vestiti che libri. Però non è un vero e proprio consiglio libri, cioè non è che ve li consiglio, vi faccio vedere quel che li ho presi. E poi dei gadget. Mi sono arrivati oggi in posta dei gadget che avevo ordinato su Wish. Cioè sono stupendi che, cioè non sono tanti, sono tre. Quindi cominciamo subito. Cominciamo dai vestiti. Giusto per mostrare come prima cosa qualcosa che esprima il mio essere, il mio stato d'animo di ogni giorno e ogni ora e ogni minuto. Il primo abito che vi farò vedere è un pigiama. No, è stupendo, voi lo potete capire. È verde acqua con delle stelline blu sopra. Non lo so se si vedono. Anche la maglietta è uguale, è tutto uguale. Oh mio Dio. Oh mio Dio. All'OBS è stracomodo. Tra l'altro c'è una storia divertente che riguarda questo pigiama. Il commesso deficiente che era di turno quando io ho deciso di prendere Codesta Meraviglia. Che poi Codesta Meraviglia è io in un pigiama. Devo ridere i miei standard, forse. Di togliere quell'affare che si toglie con il magnete che dovrebbe suonare quando esci. Però non l'ha tolto, io non so perché non è suonato quando sono uscita. Comunque si è dimenticato di togliere l'affare magnetico dalla maglietta. Quindi sono tornata a casa, ho provato la maglietta e ho trovato il robot magnetico. Quindi sono stata un'ora con il robot trinciacose a cercare di trinciare l'affare. Poi ce l'ho fatta, ma ci ho lasciato un buco. Mai una gioia la mia vita, veramente. Cosa sono questi pantaloni? Che sono normalissimi pantaloni della tuta, che si possono usare sempre perché sono anche belli. Cioè, io li uso da pigiama, però anche per andare in giro direi che non sono mica brutti. Sono stracomodi, li ho presi da Terranova e costavano sui 10 euro. Terza cosa che vi faccio vedere per la sezione vestiti è questa maglietta. C'è scritto Things to do today. Nothing, cioè cose da fare oggi, nulla. Infatti è proprio la mia filosofia di vita. Questa maglietta è la mia maglietta. Un'altra cosa che vi faccio vedere della sezione vestiti è questa felpa che è stupenda, io la adoro. È corta, fatta per essere messa con i jeans a vita alta. Ha le frange, lo so che sono molto tipo hippie e robe del genere, però sono davvero stupende. Tu vai in giro, ti senti tipo la ghiandaia imitatrice, no? Like that. Un'altra cosa, questa felpa rosa pastello, non so se rende bene dalla videocamera, però è proprio un rosa pastello molto chiaro con la scritta bianca. Today just might save the future, you only have one. Sinceramente non avevo mai letto la scritta prima di adesso. L'ultima cosa che vi voglio far vedere della sezione vestiti è la trashata più trashata che voi possiate mai vedere nella mia vita. Non so se voi conoscete Tim Burton o siete fan di Tim Burton. In pratica è il regista che ha fatto alcuni film creepy. Conoscete sicuramente Coraline, La sposa cadavere, Sweeney Todd, Edward Mani di forbice, eccetera. È il regista che ha prodotto questi film e io lo adoro. Io sono follemente innamorata di Tim Burton. Nello stesso momento in cui ordinavo i gadget di cui vi ho parlato prima e che dopo vi farò vedere, ho ordinato anche una cosa di Tim Burton, che è un indumento che è la trashata più trash che voi possiate mai vedere. Questi sono leggings della sposa cadavere. Hanno Victor e Emily sulle gambe e sono una cosa stupenda. Sono anche morbidi, sono comodissimi, sono stupendi, sono davvero qualcosa di stupendo. Poi la taglia perfetta è giustissima. Questi qua li ho ordinati su Wish come il gadget. Li ho pagati una decina di euro. Non so se li metterò perché sono molto molto forse troppo trash per gli standard della mia piccola e buco di città. Sono davvero troppo belli, io me ne sono innamorata. Siamo ai veri e propri gadget, quelli che mi sono arrivati oggi e quelli per cui ero così tanto entusiasta che ho preso il cellulare, ho acceso la videocamera e ho deciso di filmare questo video subito perché ve li devo proprio far vedere adesso, quasi in tempo reale. Il primo è questa borsa di Totoro, è la vita, si apre con le cinghie, oh mio Dio, è spaziosissima.
è tipo un buco senza fondo. Poi ha delle taschine interne che sono stupende. All'interno ha il disegnino di Totoro ovunque. È qualcosa di stupendo. Ha anche la tasca dietro, le taschine laterali e le taschine qua davanti. E niente, è la cosa più stupenda della mia vita. Io domani andrò a scuola con questa. Il secondo gadget che vi voglio far vedere è la cover. Cover questa, ve la faccio vedere dallo specchio. In pratica è una fan art che comprende tutti i film dello studio Ghibli, tipo Totoro, La città incantata, Il castello errante di Howl, Chi consiglia a domicilio, Porco Rosso, Nausicaa la valle del vento, Principessa Mononoke, Ariettini in fondo e anche Laputa e Ponyo. E il terzo oggetto che vi voglio far vedere sono in realtà quattro, che capirà solo chi ha visto Principessa Mononoke. Sono quattro statuette dei Kodama, gli spiriti della foresta. Non so se li avete ben presente. Comunque sono questi esserini qua e sono davvero la vita. Mi sono innamorata di queste cose, cioè sono stupendi. E ora, dopo questo estremo momento di fangirlaggio con i miei stupendissimi gadget, mi ha fatto cracchi il collo. Siamo alla sezione libri. Il primo che vi voglio far vedere è questa strafigata che è il fumetto di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Il ladro di fulmini. Cioè, io non sapevo neanche che esistesse tutto ciò. E il fatto che esista è qualcosa di stupendo. Io l'ho visto, ho pensato, devo comprarlo. Che poi io uso i film tratti dai libri per confrontare la mia immaginazione con quello che effettivamente dovrebbe essere la realtà. E molte cose con Percy Jackson non le ho potute fare, perché nei film mancano un sacco di cose. Delle scene importantissime che nel film hanno accuratamente tagliato, qua invece ci sono comunque in immagini ed è una cosa stupenda, veramente io lo adoro. E l'ho preso insieme a questo segnalibro, tra l'altro, che è stupendo. Il secondo libro che ho comprato di recente è La fabbrica delle meraviglie di Sharon Cameron. L'avevo visto in un consiglio libri che aveva fatto una pagina di Instagram, quindi sapevo già la trama, che adesso vi leggo. In una notte di nebbia, Catherine arriva in una misteriosa tenuta vittoriana con l'incarico di controllare l'eccentrico zio George. Scopre che lo zio è un geniale inventore. Aiutato dal giovane affascinante Lane, George realizza creazioni fantasmagoriche. Ma Catherine comprende ben presto che una trama di interessi oscuri minaccia il suo mondo. Non so, è molto carina. Poi la copertina mi intrigava un sacco, è tutta così, boh, è molto carina. Quindi l'ho voluto prendere appena l'ho visto in libreria. Il terzo libro che vi voglio far vedere non è un romanzo, è una sottospecie di libro interattivo. È Da Nerd a Superstar di Ashley Rickards, che è l'attrice che interpreta Jenna in Diario di una Nerd Superstar. E fino alla parte dove sono arrivata è una specie di manuale per l'autoaccettazione, per quasi alzare l'autostima, il che è molto d'aiuto, soprattutto agli adolescenti. Bene ragazzi, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto un dislike, e commentate cosa ne pensate, commentate quello che vi passa per la testa. Comunque noi ci vediamo al prossimo video e ciao!